Ben ritrovati a questa nuova edizione del TR Cb Notizie. Si è svolta questa mattina una conferenza stampa all'interno della sede del PDL di Brindisi, in cui tutte le forze di opposizione in Consiglio Comunale hanno voluto rispondere alle dichiarazioni del sindaco Mimmo Consales dopo il rinvio della votazione sull'area mercatale del Casale da destinare alla creazione di un centro commerciale, in particolare nel servizio di Anese Pucci. Le forze di opposizione rispondono unite alle critiche che il sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, ha lanciato durante la conferenza stampa all'atere del Consiglio Comunale infuocato di venerdì. Portavoce dell'intera opposizione è stato il capogruppo del PDL Mauro Dattis. Che io ho voluto ufficializzare in conferenza stampa i risultati elettorali delle amministrative del 2012, ma non è uno scherzo, perché ritengo che Consales non si sia accorto che è stato eletto sindaco, che il centrodestra che lui tanto accusa ogni volta ha già pagato pegno, ha perso le elezioni nel 2012 e adesso è da un anno, tocca a lui governare questa città, alla sua maggioranza, alla gente che ha voluto che governasse questa città. Invece assistiamo continuamente ad accuse nei confronti di tutti, questa volta l'ha fatto per l'ennesima volta a noi, una volta alla macchina amministrativa, una volta al centro-destra, per un consiglio comunale che non si è tenuto per mancanza del numero legale, che significa per mancanza sostanzialmente della maggioranza. Il sindaco Consales aveva anche accusato i consiglieri comunali di andare a bussare alla porta del suo ufficio per chiedere appoggi e appalti per il proprio tornaconto. Dattis ha ribadito che quello descritto da Consales non è un atteggiamento dell'opposizione. Io credo che Consales francamente ce l'abbia più con la sua maggioranza, con i suoi uomini, con i consiglieri comunali della sua maggioranza, però siccome non lo può dire direttamente, perché ci vogliono anche gli attributi per dirlo, non basta fare solo le conferenze stampa urlate, allora se la prende col centrodestra, che non c'entra assolutamente nulla. Noi stiamo aspettando i risultati del suo governo, sappiamo soltanto che sta in questi giorni inaugurando una marea di iniziative che sono tutte del centrodestra, lungomare Regina Margherita fra un po' sarà inaugurato, il parco del Cillarese oggi con tanto di nastro è un'opera finanziata, ottenuta, il cui finanziamento fu ottenuto dall'amministrazione Antonino, ma che il centrodestra ha salvato, ha appaltato e ha praticamente portato a termine. Insomma, tutte queste cose danno un'immagine quasi comica di un sindaco di una città capoluogo che non si può permettere di avere un attore da teatro come sindaco che recita una parte. Ha bisogno di uno che governi, che sappia dire anche le cose come stanno, ma veramente, non prendendosela con chiunque. Infine Dattis ha risposto sulla questione università. Consales ha dichiarato di aver dovuto fronteggiare una spesa di 1,8 milioni di euro da destinare all'università, coprendo le mancanze negli anni passati della Giunta Mennitti. La questione dell'università sta che negli anni precedenti le quote non sono state pagate perché c'erano anche delle rendicontazioni dell'università che sono arrivate con anni, non dico di ritardo, negli anni successivi. Il contributo all'università veniva dato con la rendicontazione delle spese da parte dell'università. Questi sono tutti problemi, diciamo, amministrativi, normali, come lo sono i debiti fuori bilancio per tutte le amministrazioni d'Italia a seguito di sentenze, e indicare queste operazioni con il termine di danno erariale vuol dire non sapere di cosa si sta parlando e utilizzare termini semplicemente per fare populismo, perché pensa Consales che i cittadini che ci stanno a guardare siano cittadini che possiamo portare a passeggio dovunque in nome del populismo. Cioè, lui cosa fa? Lui fa Pasquetta al Parco di Giulio e pensa che facendo Pasquetta al Parco di Giulio i brindisini siano contenti di Consales sindaco, che nel frattempo non sta facendo nulla, questa è la verità. E domani a Brindisi si concluderà il Salone Nautico di Puglia, che vede una straordinaria presenza di visitatori italiani ed esteri sul lungomare Regina Margherita. Soddisfatto il presidente dello SNIM, Giuseppe Meo, con il quale abbiamo voluto tracciare una sorta di bilancio sulle giornate appena trascorse.
Tanti appuntamenti si sono già svolti, si può tracciare anche una sorta di primo bilancio, quello a caldo dei risultati che si sono avuti di affluenza all'interno dello SNIM quest'anno? Ma noi abbiamo registrato circa 50.000 presenze già, siamo ancora al sabato mattina, ci aspettiamo ancora un'affluenza maggiore nel pomeriggio e nella giornata di domani. Per quanto riguarda gli eventi di assoluto livello, ce n'è uno in corso sul ruolo dei porti pugliesi all'interno del sistema commerciale, che metta a confronto insomma, tutte le peculiarità, le eccellenze dei nostri porti e che sta stimolando una discussione. Ecco, il Salone Nautico serve anche a questo, non è solo esposizione di prodotti ma anche stimolare delle discussioni per far crescere il comparto nautico ma soprattutto tutte le eccellenze della nostra regione, per essere anche la nautica che possa rappresentare un volano di sviluppo importante per l'economia regionale. E proprio in vista di questo weekend conclusivo dello SNIM, che vive appunto le ultime fasi e vede in concomitanza lo svolgimento di tanti eventi, ecco i suggerimenti del comandante della Polizia Municipale di Brindisi, Teodoro Niglo, agli automobilisti che scelgono di arrivare a Brindisi. Sono giorni importanti per Brindisi, che vede una grande affluenza di visitatori, specialmente nella zona del lungomare, ma non solo. Sono giorni importanti anche per la Polizia Municipale, che è impegnata a pattugliare con maggiore attenzione il territorio. L'impegno è necessariamente aumentato per fronteggiare soprattutto l'ordine dal punto di vista dei veicoli e reprimere quelle violazioni che impediscono determinate fluidità di circolazione. Quindi sul punto la mia rinnovata raccomandazione è quella di giungere nella serata di sabato e poi nella giornata di domenica, gravata dal punto di vista dell'impegno anche dal corpus, quindi dalla manifestazione religiosa adeguatamente importante e sentita dai brindisini, è quello, dicevo, di lasciare le auto distanti dal centro storico, in particolare grazie anche alla sinergia e disponibilità della società trasporti pubblici di utilizzare sia la motobarca che bus, ma come spazi di parcheggio via Spalato, che è davvero molto vasta, e via Learno, ovviamente in maniera non identificabile anche la zona della commenda. Sono state già elevate delle multe per delle irregolarità in queste ore? È ovvio che abbiamo esercitato i nostri poteri, perché purtroppo, nonostante la evidente necessità di ordine, quindi di evitare situazioni di illegalità, alcuni automobilisti insistono e perseverano nel porre il proprio autoveicolo sui marciapiedi, ma soprattutto nei vicoli, nelle strade piuttosto angustie del centro storico a ridosso del Salone Nautico. Voglio rammentare che il Salone Nautico, o in generale il lungomare, è interessato nell'arco delle 24 ore o comunque delle 18 ore di fruibilità da migliaia di persone. Dobbiamo tenere pulite da situazioni di illegalità molte strade, e quindi, ahimè, purtroppo la repressione deve essere compiuta. Via del Mare, che in parte è anche utilizzato dagli organizzatori delle manifestazioni, ha una capienza limitata sotto i 300 posti, via Spalato è molto molto vasto, via Learno si presenta bene e ordinato nell'accettare migliaia o comunque centinaia di auto, migliaia evidentemente nella totalità, ma anche l'agglomerato urbano di Viale Commenda e il Casale, che comunque risente di un'ulteriore vasta manifestazione, il Festival del Mediterraneo, sono comunque luoghi in cui le auto possono essere parcheggiate con regolarità. Spiace dover riscontrare l'insistenza di arrivare nel centro storico e parcheggiare sui marciapiedi davanti ai passi carrabili, al Casale, davanti ai cancelli dei condomini. Sono situazioni che non possono essere tollerate, per le quali l'invito è rinnovato affinché non si ripetano, soprattutto nel corrente weekend. E restiamo nell'ambito dello SNIM. Tra le varie iniziative si è svolta una tavola rotonda in cui si è discusso della piattaforma logistica pugliese, fondamentale per lo sviluppo di partenariati tra Puglia e Turchia in diversi settori economici come quello del commercio, del turismo, innovazione e ricerca. All'incontro c'era anche l'assessore regionale per lo sviluppo economico della regione Puglia, Loredana Capone, che ha sottolineato la necessità per la nostra regione di garantire un ampio e competitivo pacchetto di offerte ai nuovi partner che scelgono la Puglia per gli scambi commerciali.
La vera sfida è stare nel mercato, leggere il mercato, vedere quali sono le tendenze e stipulare degli accordi veri e propri di partnership con i mercati che sono emergenti, come quello della Turchia. Per essere dei partners forti, credibili, affidabili, occorre avere una proposta tutta integrata. Le autorità portuali non possono lavorare da soli, Brindisi, Bari e Taranto non possono essere in concorrenza, saremo tutti più forti anche nella interlocuzione verso l'esterno se Brindisi e Bari manifestano con un'intesa la loro complementarietà e se Taranto rimane il porto commerciale più importante che abbiamo in Puglia per le capacità di contenere i containers. Brindisi può puntare su un porto turistico particolarmente rilevante, diceva bene prima Mariani, noi non possiamo avere troppe grandi infrastrutture anche per le caratteristiche della nostra costa che non sono irrilevanti, dobbiamo migliorare ciò che c'è, dobbiamo potenziarlo, rafforzarlo e per questa ragione che la regione aiuta questo sistema di porti turistici, su Brindisi ha messo anche degli incentivi rilevanti e noi ci auguriamo che i porti divengano sempre più attrezzati perché la nautica ha le sue caratteristiche come settore specializzato, vuole servizi, la competizione si realizza anche sui servizi offerti, non solo sulla infrastruttura, quindi deve partire insieme un grande investimento sui servizi informatizzati, sui servizi alla clientela, sui servizi alla nautica da diporto in maniera da crescere. La sfida regionale su questo è presente, lo sviluppo economico non farà che aiutare questo percorso. Oggi è presente un ospite importante, la Turchia cresce in questa misura, oltre il 5% all'anno, nel corso di 10 anni ha triplicato il proprio PIL, per noi è un interlocutore rilevantissimo, Turchia e Russia oggi sono due soggetti istituzionali con cui dialogare molto. E la Puglia è sempre più disoccupata, pensate più del 19% senza lavoro, un dato che non si vedeva dalla fine degli anni 70, particolari nel servizio. Massimo storico della disoccupazione, mai così dal 1977, in Puglia il 19,2% è senza lavoro. Continua ad imperversare l'emorragia dei posti di lavoro, un tunnel dal quale si fa fatica ad uscire da oramai troppo tempo. Nei primi 3 mesi del 2013 il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 12,8%, in aumento dell'1,9% sul primo trimestre del 2012. Mai così male dal 1977 in un paese appartenente al G8 è considerato tra quelli più potenti del mondo. Un paradosso, in termini assoluti più di 3 milioni sono senza lavoro, ancora più rovente il clima nel mezzogiorno dove è presente una vera emergenza sociale. In Puglia nel primo trimestre 2013 il tasso di disoccupazione è balzato al 19,2, cresciuto in maniera preoccupante rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando era al 15,6%, quindi un 3,6% in più. Ma a pagare il prezzo più alto della crisi sono i giovani, se in Italia il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato nel primo trimestre di quest'anno al 41,9%, nel mezzogiorno si sfonda il tetto anche del 45%, con il picco del 52,8% della componente femminile. In Italia complessivamente 696.000 giovani sono in cerca di occupazione in maniera attiva. Aldo Pugliese, segretario generale della UIL di Puglia e di Bari, sottolinea come si stia respirando un clima di forte sfiducia, soprattutto da parte dei giovani della Puglia, sintomo di come il macigno della crisi stia finendo sempre più sulle loro spalle. In quest'ottica, dice, è grave, nonché emblematica, la tendenza di numerosi talenti che abbandonano la nostra regione verso nuovi mercati, consegnando quindi la nostra regione ad un futuro sempre più povero, sempre più incerto. Sono necessari immediati investimenti in istruzione e ricerca per poter garantire un futuro degno di tal nome ai nostri giovani. Dunque bisogna mettere in campo politiche per la stabilità occupazionale, onde evitare che il rischio della perdita delle generazioni diventi realtà. Inoltre, continua Aldo Pugliese, bisogna attivare con solerzia politiche per l'occupazione. Gli indici dell'Istat infatti non lasciano molto spazio ai commenti. Occorre tornare ad investire in modo da stimolare un aumento della liquidità che si tradurrebbe in un incremento dei consumi. È stata intitolata la memoria di Cosimo Di Maria, dirigente sindacale di origine francavillese, la nuova sede dell'Antias di Francavilla Fontana in via Regina Elena. Ieri sera, prima della scopertura della targa, il sindacalista della CISL è stato ricordato dai tanti dirigenti presenti, tra cui anche il figlio Teodoro. Tirate, tirate, tirate!
È una serata particolarmente emozionante, non c'è da aggiungere nulla a quello che abbiamo ascoltato. Un figlio, un discepolo, ma un collega soprattutto sindacalista dal quale hai imparato tantissimo. Nel sindacato, come in ogni attività, io ritengo che bisogna mettersi a disposizione per acquisire sempre nuove conoscenze e fare in modo che queste conoscenze, queste esperienze possano essere divulgate e possano essere messe al servizio degli altri. Ecco, il sindacato dà questa grande opportunità, quello di acquisire informazioni e metterle a disposizione degli altri per aiutare gli ultimi, per fare in modo che anche loro possano avere la loro fetta di soddisfazione. Cosimo De Maria per me era come un fratello. Cosimo De Maria era un uomo di poche parole, ma è concreto. Lui era per le opere, no, era impossibile trarre a De Maria una parola in più di quella necessaria. E non solo, sul piano poi dell'attività, Cosimo De Maria era il più efficace e più efficiente della segreteria di business. Io purtroppo la condizione di salute non mi consente di esprimermi meglio, però quando penso a Cosimo De Maria mi viene la commozione. Era una serata molto particolare, perché quando si parla di persone che hanno fatto la storia della CISL, che ci hanno consegnato questa CISL, noi dobbiamo mettere tutti gli sforzi possibili perché continuiamo quella storia, quella loro attività sindacale. In effetti sapere quello che ci hanno lasciato da un punto di vista come patrimonio proprio sindacale, storico, anche materiale, perché loro hanno gestito sempre in maniera molto oculata, tanto da farci trovare un palazzo CISL, di proprietà della CISL e delle categorie. Evidentemente hanno gestito bene i soldi, le quote tessere che i poveri braccianti mese per mese lasciavano all'INPS per darle alla CISL. Quindi noi abbiamo il dovere di continuare su questa strada e, se necessario, non dico migliorarla, perché di esempio è difficile migliorare, ma quantomeno mantenere la situazione. E il loro esempio deve esserci di sprone per lavorare nell'interesse sempre degli iscritti, dei lavoratori, perché questa è la nostra missione. Io credo che Cosimo sarebbe come al solito in prima linea e in prima fila, e magari con un atteggiamento anche particolarmente critico nei confronti del paese, della classe politica, delle istituzioni che hanno mortificato in questi ultimi anni il concetto stesso del bene lavoro, il valore del lavoro in quanto non solo fonte di proventi economici, di sussistenza per le famiglie, ma soprattutto come strumento di crescita civile, di impegno sociale, perché questo è stato il lavoro negli anni passati e questo è un valore che noi dobbiamo riscoprire con grande urgenza. Facendo un attimino un excursus di quelli che sono i personaggi storici di Francavilla, abbiamo visto solo ed esclusivamente Cosimo Di Maria, che è stato un fondatore della CISL locale, e di conseguenza chi meglio di lui poteva ben interpretare questa nostra volontà di intitolare la sede a un personaggio francavillese. E ci lasciamo per una breve pausa, restate con noi, a tra poco.